Allora, stiamo parlando della caserma Rossani, ma insomma, perché il sindaco Emiliano ha deciso di rifiutare la proposta avanzata dalla Regione Puglia, 13 milioni di euro per la Ma riqualificazione? intanto non c'è un rifiuto. Io vorrei precisare che la questione riguardante la caserma Rossani nasce da un, probabilmente spero che sia un equivoco di un protocollo d'intesa che di fatto realizzava una, diciamo, un rapporto diverso di individuazione di strategia del territorio, cioè praticamente per essere chiari. Nel protocollo d'intesa vi era la disponibilità della Regione a intervenire con un cofinanziamento, perché 13 milioni li mette l'amministrazione comunale, 13 milioni avrebbe potuto mettere la Regione, e, stranamente condizionandolo, dico stranamente perché solitamente i finanziamenti si fanno attraverso progetti, quindi voglio dire che si cofinanzia attraverso l'idea di un progetto. E non si condiziona il finanziamento a una realizzazione particolare. Allora, su questo, nel protocollo era individuato che coordinava diciamo, tutta l'attività di quello che si realizzava all'interno di questa struttura, altre istituzioni come la Regione, eccetera. Credo che oggettivamente sia difficile immaginare che diciamo, le politiche del territorio vengano guardate o coordinate da enti, altri enti che non hanno un'idea globale di una città, della strategia, della ipotesi che l'amministrazione comunale ha su quel pezzo di territorio. La caserma Rossani per l'amministrazione è fondamentale perché è una riqualificazione di un'area importante, dove ha individuato all'interno di quella, di quell'area diciamo un centro culturale dove possano esserci forme di natura artistica, dove può esserci la sede dell'Accademia di Belle Arti, che è una istituzione universitaria pubblica, dove ci possono essere tutta una serie di attività che realizzano un fermento culturale e artistico e credo che questa, se fosse diciamo, capita fino in fondo dalla Regione, credo che non ci siano nessun tipo di difficoltà oggettiva ad avere un rapporto corretto istituzionale che permetta la realizzazione di questa iniziativa che l'amministrazione comunale ritiene di dover fare. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, sono Sabino da Bari. Salve. Voglio parlare con l'assessore Piccicchio. Sì, prego. Assessore, voglio chiedere un favore. Come mai che a Cosmazzini non c'è display del Pullman, dell'AMTA? Io ho telefonato sempre e quelli display ancora lo dovete aggiustare a Cosmazzini. A che altezza però ci... Vicino dove sta la piazzetta. Primo. Alla piazza. Secondo, per quello che riguarda i fatti dell'AMTA, perché il personale deve avere sempre le botte nel pullman? È una cosa da fare vergognosa, che gli autisti devono guidare e devono avere anche le botte da tutte queste persone. È una cosa vergogna. Allora, nel pullman dovete mettere le cose personali per non avere le botte delle persone che danno l'AMTA. Va bene? Sì, grazie per il suo intervento. Non ho capito se siano, sia il personale dell'ANTAP vittima di Sì, vittima, aggressioni. sì, Sì, ci abbiamo sono detto più state negli volte. ultimi tempi. Diciamo che I questa, i controllori principalmente sono nel controllori e mirino dei anche qualche malviventi. autista ha subito aggressioni. Diciamo che questo della sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico è sicuramente un tema dove noi comunque abbiamo tentato di affrontarlo, lo abbiamo affrontato anche cercando di collaborare con le forze dell'ordine. Qualche tempo fa abbiamo anche istituito un raccordo con la polizia, con i carabinieri, dove prendevano anche mezzi, si dava l'opportunità ai carabinieri e alla polizia di prendere mezzi su cui sapevamo dove era un po' più delicata la linea, dove era, diciamo, il tentativo di realizzare una sorta di tutela lo si fa. Gli uomini
dell'azienda hanno telefonini che sono in contatto con la centrale operativa. Diciamo, una serie di possibilità ci sono. Ovviamente in una città complessa come Bari le fasce orarie non è che puoi, diciamo, riuscire a tutelare tutto in maniera completa. Si potrebbe pensare, assessore, a qualche blitz di agenti in borghese. E così... questo lo facciamo già, ci sono anche delle, adesso avremo anche degli ulteriori incontri, stiamo vedendo di creare possibili incroci tra polizia, vigili, carabinieri, cioè una serie di integrazioni tra le forze dell'ordine in questo. Ovviamente non tutto è possibile e soprattutto la copertura di uomini e mezzi non è, diciamo, in una città come Bari non è semplice. Sì, assolutamente sì. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera signora Alessandra. Buonasera. Buonasera, sono Massari, buonasera all'assessore. Buonasera. Assessore, io, come dire, devo un po', per un certo verso, spezzare una lancia a favore della sovrintendenza, perché in questa città, in questo paese, in questa nazione, le regole non vogliono mai essere accettate. Allora, se ci sono delle regole, vanno rispettate, sia per Punta Perotti e sia per, in questo caso qui. Quindi se ci sono dei vincoli è giusto che si facciano rispettare, perché gli italiani devono cominciare a capire che la musica è diversa e tutto il passato bisogna lasciarlo alle spalle. Bisogna vivere di regole, bisogna vivere di civiltà, e anche perché un centro storico non può diventare un bazar. Grazie, buonasera. Grazie, i cittadini ogni tanto ci danno una lezione di responsabilità che è davvero molto bella. Condivido appieno, il problema non è quello di, il rispetto delle regole ci deve essere, su questo non credo che nessuna istituzione pubblica possa immaginare di realizzare qualcosa di diverso. Si chiede semmai di, diciamo, la richiesta che facevano gli esercenti era quella di non utilizzare solo gli ombrelloni, cioè trovare delle forme che potessero in qualche misura rispettare la norma prevista e diciamo dare la possibilità, soprattutto in quelle strutture dove hanno piccoli, diciamo, sono piccoli i locali dove loro utilizzano, di poter utilizzare maggior parte di esterno più che altro per poter continuare a poter dare, diciamo, utili anche, perché qui parliamo di occupazione, parliamo di altro genere. Beh, di cose. Sì, infatti. Quindi, sono molti locali già a rischio di chiusura, però infatti, devo dire, ad onore del vero, molti di questi esercenti possono essere assolti perché in mancanza di un regolamento che disciplinasse le strutture esterne in maniera equa certo, e omogenea, probabilmente non hanno tutti i torti. Non hanno, certo. Infatti, ma su questo non c'è dubbio. Proceduto. Però ecco, su questo le regole sono sicuramente, diciamo, la norma su cui noi dobbiamo per forza fondare il nostro, tipo di azione. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera. Volevo approfittare del vice sindaco per essere aggiornato su due questioni velocemente. Una, tempo fa sui giornali uscì una questione di una società che erogava gas metano ai mezzi dell'AMI e dell'AMTAB, che poi si è capito che aveva assunto solo 3-4 persone in consiglio di amministrazione, quindi era un costo puro. E poi sulla questione del parcheggio interrato in Corso Cavour, a che punto era l'iter, perché là rischiamo di pagare delle penali, se non mi sbaglio, alla ditta si è aggiudicata la gara. Grazie. Grazie per il suo intervento. Ma per il parcheggio è ancora tutto fermo, non è ancora avviata nessun tipo di procedura, capiremo anche come mettere in piedi questo tipo di situazione, che dovremo chiedere anche alla città. Quindi resta la linea del sindaco di fare un referendum per chiedere alla città cosa questo ne pensa? C'è in piedi questa nostra, diciamo, quell'indicazione che il sindaco sta facendo, perché mi sembra anche opportuno immaginare, anche perché immaginare lì i lavori per tanto tempo, il blocco di una città, dobbiamo anche immaginare tutta una serie di cose e credo che la città debba essere informata fino in fondo. Anche se il risultato di un referendum, assessore, non è che vale rescissione del contratto che resta in piedi. Una consultazione è anche indispensabile per poter poi procedere a capire che cosa è utile per questa città. Perché se poi ci sono disagi si può sempre dire l'avete voluto voi. Non lo so se questa è la risposta, però mi sembra l'informazione è utile. L'informazione sì, è utile. Assolutamente sì. Per quanto riguarda la società a cui faceva riferimento, io
Posso dire con serenità che intanto da quando mi sono insediato abbiamo ridotto i consigli di amministrazione, quindi voglio dire che quella società in modo particolare non ha più consiglio di amministrazione, c'è cioè un solo amministratore unico, e che comunque l'intenzione dell'amministrazione è che questa società passi come competenza nelle mani dell'AMTAB stessa, quindi stiamo avviando tutte le procedure per poter far sì che questo avvenga. 0850 1 9998 per intervenire in diretta. Stavamo parlando ancora della caserma Rossani. C'è da dire che la linea sostenuta dalla Regione Puglia, in particolare dall'assessore Barbanente, era quella dei principi della sostenibilità, trasparenza ed equità. Non riusciamo a parlare della caserma Rossani perché abbiamo un'altra telefonata. Allora congeliamo il discorso per il momento, ne parliamo tra pochissimo. Pronto?